Il disegno è sempre stata la mia passione. Qualche anno fa però ero troppo chiuso in me, nelle mie insicurezze. Avevo paura di non essere apprezzato. Un incontro però mi ha cambiato. Ho capito che devo condividere i miei talenti e che bisogna lanciarsi nelle relazioni con gli altri. A volte si rimane delusi, ma la felicità nasce dall'incontro fra persone. Ora faccio il vignettista per un quotidiano e trasmetto così la mia gioia per la vita. È così piccola e bisognosa di attenzioni. Ora capisco perché i miei genitori erano così protettivi. A volte mi toglievano il respiro con i loro ammonimenti, ma ora capisco che lo facevano per il mio bene. Adesso che sono mamma e moglie, sento l'importanza di provvedere alla mia famiglia. Ho scelto un part-time. Avrei potuto cercare di fare carriera, ma ho capito che la relazione con mio marito e con mia figlia vengono prima di ogni cosa. A scuola non facevano altro che deridermi e sottolineare i miei limiti. Purtroppo dicevano la verità e questo mi toglieva la gioia. Però non sono riusciti a togliermi la voglia di essere felice. E ho capito che la vera gioia nasce dal servizio verso gli altri. Sono diventata volontaria alla Croce Bianca e aiuto le persone che si sentono male. Curarle mi rende felicissima. Per di più, ho trovato tante persone che come me hanno deciso di amare il prossimo come noi stessi. Qualche anno fa mi stavo perdendo, sprecavo la mia vita, ma poi ho deciso di voltare pagina. Mi è costata tanta fatica e tanto impegno, ma alla fine ce l'ho fatta. Mi sono laureata anch'io. È stata una grande soddisfazione, ma la tappa più importante è stata un'altra. Tobia mi ha chiesto di sposarci ed io ho accettato. E ora siamo qui davanti a un prete che ci sta unendo in matrimonio. La felicità è uno stile di vita.